E bella a tutti voi ragazzi, benvenuti in questa nuova retro top 10. Oggi vedremo top 10 PEDI 18, cioè quei giochi per adulti, come diciamo. Si dice quando lo introduci PEDI 18. Ah, PEDI 18, quella voce un po' molto profonda. Se lo si capisce. Numero 10. Abbiamo COD 4 Modern Warfare. Che perché andrebbe giocato da maschi, persone vere? Perché comunque ci stanno delle scene un po' cruente. Cioè, non è che un bambino. Cioè, la prima scena dei God 4 Pianet sparano in testa. Cioè, non so se sì, effettivamente. Effettivamente. Cioè, non è che un bambino così all'improvviso via mentre gioca a COD gli sparano in testa. Bello, no? Paradossalmente, Call of Duty è giocato da un pubblico. Sì, effettivamente, da tanti minorenni. Esatto. Quindi, diciamo. E che bello che questa. Questa top 10, fra l'altro, ce l'avete chiesta, cioè in realtà non è una top 10, ecco, chissà che, però ce l'avete chiesta in tanti. I nostri PEGI 18 preferiti, e Call of Duty 4 è uno di quelli. Sì diciamo, esatto. Che sono quei giochini là che andrebbero fatti accompagnati da un adulto, ma nessuno lo fa mai nella vita. Esatto. Questo andrebbe... Tipo... Questo da soli, questo da soli va fatto. Da soli. Questo da soli. Sexy un gioco alla mano, diciamo, questo. Poi se cambi le parole, sexy bitch, cioè, capito? Bitch in sempre, che senso? È sempre uguale, cioè, il significato è quello alla fine. Che poi passerai tipo il 90% del gioco a vestire sta cosa. A customizzare che... gli app. Però vorrei fare una menzione d'onore per la fisica. Sì, cioè, i capelli, tette che si muovono. I capelli, soprattutto è apprezzabile. I capelli. Soprattutto le posizioni, questa è la mia preferita. Scusami un attimo. Ma sulla testa è quello che penso io. Se mi sa tanto. Comunque non è Bambini proprio un nanna. Gioco per quelli che non sono ancora maggiorenni. Poi soprattutto se vai in canoa a forma di banana potrebbe essere. Sì, un problema. Esatto. Guarda che puoi applicare olio. Fallout 2. Perché? Non lo so perché. Beh, Fallout 2 non lo so, i contenuti sempre un po' più... Diciamo che per i tempi era una cosa abbastanza matura, effettivamente. Avevi ti poneva anche davanti a delle scelte che non erano proprio per ragazzini. Cioè, tu potevi ammazzare, potevi abbandonare delle persone al loro destino. No. E poi c'erano comunque mostri e gatti. C'erano personaggi abbastanza creepy, quindi cose brutte. Sì, tipo questa vecchia signora, lei è veramente una bella donna, mi raccomando. No, ma comunque anche il tema trattato comunque è molto... Più sulla violenza, direi sul tema trattato dal gioco, che appunto è la guerra, lo sterminio. Sì, sono tematiche non proprio per bambini. Esatto, che non puoi capire se non sei. Non lo sapete! La 7 Army of Two. Army of Two, regà, è tipo un gioco che dal punto di vista di trama, diciamo che non è che sia tutto sto granché. Il gioco... E per i 18, perché tu inizi il gioco e ti fanno... Ehi, devi ammazzare gente, perché? Boh, non lo so, però ammazzali. Così. Tutto libero arbitrio. In due, poi, capito? Tutto il gioco è così. Tu vai in giro, ammazzi gente, vai in giro, ammazzi gente. Oh, che bello, ammazzo gente. Tutto così, insomma. Vabbè, c'è una bella morale. Però... E poi devo ammettere che le maschere erano qualcosa di figo. Sì, cioè, io l'ho sempre adorata. Ah sì, se poi ti incazzavi ammazzavi ancora più gente. Quindi diciamo che la morale è quella. Che poi sopra c'è la barra, no? Che è tutto in cooperativa. Che una certa, tipo, ti arrivava il rage al massimo, te piavi e crepavi qualsiasi è cosa. È numero 6. Le spruzzate di sangue 2. Di Ninja Gaiden 2 sono epiche. Cioè, non penso che neanche una donna nei suoi momenti migliori del mese riesca a dare così tanto sangue. Quindi Shining. Sì, esatto. Quindi il motivo è fondamentalmente è quello. Anche per la difficoltà. Non tralasciamo la difficoltà, che sto gioco... Se sei un po' piccolino te fa vedere veramente i sorcigliere. Non sa credere, sai. Io ho visto bambini completare asiatici. Giochi più difficili di... Che, cioè proprio... Ma sì, avete capito. Okay. Esatto. Giochi per giochi. E poi vabbè, per il resto mi pare, non voglio di cavolate, che dilla, il primo dilla, era meno violento. Cioè qua c'erano anche tipo che potevi tagliargli la testa, le braccia. E il primo no. Non lo so, però non so sicuro. Il primo di era per cosa. NES. Numero 5. Esatto. Condemned 2, questo era fantastico. Il primo capitolo l'ho giocato, tipo, mi ha fatto veramente cagare sotto. Sul serio, cioè. Ed è un tripudio di violenza, cioè la glorificazione della violenza. Sai, questo personaggio che ad un certo punto dà di matto. Questo è il 2 perché ha portato tutto quello che era il primo all'estremo. Ti trovi a dover proprio spaccare la faccia alle persone, gente che... veramente ti è la furia
Cioè, non c'è un modo più semplice di spiegarlo, però è un gioco dove la furia è la principale è un protagonista. Po' insane come gioco, antistress sto gioco, sì, no, oddio, antistress non direi, perché stanno delle scene e ti fanno veramente cagare sotto dalla paura. Però numero 4. Le Harry, la serie. Mamma mia, quante tette. No, vabbè. No, comunque questa è un'avventura grafica che molti sopra i 20 anni sicuramente ricorderanno con affetto. Diciamo, sì, che erano i primi giochini un po' così, di libera vendita, però con qualche ammicco di troppo a... Pure il naso dell'Harry, amica, cioè pare... Io non so, non so voi, ma a me l'Harry ricorda Berlusconi. Poi, è vero, un po' fate Berlusconi. Voi. Mi consenta. È vero, un pochino. Adesso vi faccio un ballo su questa pista. È così che si va a trombare mignotte. Con un po' di transex andiamo buga buga. Numero 3. Siamo in tasse. Abbiamo BioShock. Eppure questo è tematiche e trama. Allora, BioShock è completamente, si può dire, per adulti. In tematiche, sì, soprattutto anche perché si può, diciamo che tratta filosofia che si studia al quinto anno di liceo, quindi per forza devi essere maggiorenne per capirlo bene. C'è una cultura minima per poterlo apprezzare appieno, per apprezzarlo al massimo. Poi per il resto, Peti 18 tratta di droga, violenza, vabbè, è la base. Poi c'è sta la anche... base, ma come in tutti i giochi. Sì, esatto. E poi c'è anche la cosa delle bambine, che è forte come tematica di... lo sfruttamento delle bambine per poter avanzare, certo. Sì. E numero 2, il Mortal Kombat, il gioco di lotta più violento dell'universo, dove puoi veramente sbizzarrirti con le fatality, quindi... Che poi ho visto più 18, persone morte, cioè, per eccellenza, gioco, perché anche parlando di retro gaming, è sempre stato uno dei giochi veramente... più violenti in assoluto. Diciamo che il cavallo di battaglia di Mortal Kombat è proprio la sua violenza, quindi. Esatto. Che poi, a parte la violenza, Mortal Kombat, fin dai primi in 3D, mi ricordo, un altro cavallo di battaglia fu i personaggi femminili sexy, che sono... Oh. alcuni saranno sexy, ma a me alcuni mi fanno paura. Cioè, c'è quella con qua a bocca che... Io la sdraierei lo stesso, te lo dico. Quella se mangia a bacchi interi, cioè, non è che... Se gli metti una busta in testa, è assurdo. E la prima, invece, il gioco PEGI 18 per antonomasia dei tempi nostri, cioè nel senso dei tempi moderni. Tutte il PEGI, ha toccato tutto. Cioè, tutti... Sì, la droga, c'è la copertina di Grand Theft Auto, c'è scritto dietro violenza, gioco d'azzardo, discriminazione, paura. Così ce l'hanno messo perché, vabbè, ci stanno tutti, ma mettevo... Ci stava, che fai, non lo metti, fammi il record. Sta lanciando il C4. C'è di tutto in questo gioco, è vero. Che poi in realtà fa della libertà d'azione il proprio cavallo di battaglia invece che della violenza, perché tu in realtà non sei costretto a tirar sotto vecchiette, non sei costretto a far esplodere passanti, ad andare a puttane. Siamo noi i giocatori che siamo immorali, esatto, lo sfruttiamo così. Bonus, regà. Stranamente c'è Little Big Planet, ma è al bonus perché tu puoi creare con questo gioco innocente macchine, cose più violente dei giochi normali, tipo questa, esatto, e vedi sangue che zampilla ovunque, puoi creare dei porno interattivi e chi più ne ha, davvero? Sì, puoi creare tutto ciò che hai vuoi. Hai capito questi Zackbots, come si chiama? Quindi... Zackbots. Tipo, ti puoi trovare... Cioè, mi state dicendo che devo acquistare una PlayStation 3 per giocare a essere violento su... E va bene, ragazzi, magari guardatevi la top 10 delle mappe più ampie, che è spiaciuta tantissimo, grazie mille. E iscrivetevi al primo canale, al secondo canale, cliccate mi piace alla pagina Facebook, attivate le notifiche, visitate il negozio eBay. E pagati, raga, pagati, poca violenza oggi. Esatto. Violenza per i deboli.